Siamo stati al Trullo, nella zona sud-ovest di Roma, dove ieri il dottor De Lucia, assieme ad altri 35 colleghi della cooperativa di cui fa parte, ha iniziato le vaccinazioni con AstraZeneca dei suoi pazienti 65 anni. Speriamo che fini tutto liscio. Oggi è il primo giorno, no, di vaccini per tutti i medici. Tutti, quelli che hanno ricevuto i vaccini, è sempre lì la storia. I vaccini ancora non li stanno consegnando a pieno regime. Adesso stiamo andando alla farmacia di zona, la farmacia aziendale della ASL, a ritirare i vaccini che invece, come d'accordo regionale, avrebbero dovuto essere consegnati alle sedi dei medici, per cui noi ci dobbiamo sobbarcare, come vede lei, il bel traffico mattutino della Portuense. Ecco la sede della nostra ASL. Dopo un po' di attesa, ecco che finalmente gli vengono consegnate le fiale. No, grazie. Così, con la borsa frigo, con ghiaccio e vaccini, torniamo al poliambulatorio. Allora, questa volta me ne hanno date una per quattro medici. Lei mi dovrebbe dare, se siamo 36, due fialette a settimana, 72 fiale, che potenzialmente corrispondono a 720 persone vaccinate. Però bisogna vedere, perché il flusso non è che sia sicuro. Quante dosi faremo? Oggi sono previste 32 o 33 persone. Ora De Lucia dovrà preparare le dosi da iniettare ai 33 pazienti. Le famose siringhe di precisione, su cui va innestato l'ago. Buco, ne preparo 10. Alle 10.30 in punto i primi pazienti iniziano ad essere vaccinati, mentre all'esterno c'è chi è in fila per l'accettazione e chi già per il vaccino. In attesa che lo Stato fornisca proprio il cosiddetto passaporto vaccinale, abbiamo ideato un nostro padroncino. Il dottor De Lucia continua per due ore a coordinare la sua equip, sapendo anche quando è il caso di smorzare i toni. Che numero hai beccato tu? 30? Sei arrivato tardi, hai dormito, eh? Ma che domani così? Tante vergogne! La giornata scorre senza intoppi, vaccinando tutti e 33 i pazienti previsti. Vedendo quello che è successo oggi come prima giornata, capisce quanto potenzialmente possiamo raggiungere come persone. Oggi sono arrivate 4 fiali in totale, noi siamo 36. Quando saremo sicuri di avere più vaccini potremo fare molto, molto di più. Se funziona il portale per poterli registrare, allora noi in settimana sicuramente faremo un altro paio di sessioni, per poi arrivare alla settimana prossima, ripeto, se abbiamo le fiale tutto, a tutti i giorni. E se non capiscono che devono investire sulla medicina generale e farla lavorare a squadre come noi, non si avrà quel cambio di passo che bisogna avere. A professor Morrone.